Ciao ragazzi, da AgroLollo 204 e auguri a tutti voi di buon Natale. Allora, come l'anno scorso siamo qui tornati appunto per l'appuntamento di Natale in cui andremo un po' a scartare e a vedere i regali che mi hanno fatto, anzi veramente vi dico che i regali ce li ho qua e li ho già scartati, quindi adesso li andremo anche a vedere. E detto ciò ragazzi, ricordatevi prima di cominciare di lasciare like e iscrivervi al canale e eventualmente seguirmi anche su Instagram. E poi ragazzi, vi devo dire sinceramente che la maggior parte di voi guarda i video ma non è iscritta, quindi se non siete iscritti vi consiglio di iscrivervi. E comunque, dopo avervi detto queste cose, direi di iniziare subito col video. Ok ragazzi, adesso partiamo subito col vedere i regali ed eccolo qua il primo. Guardate qua, SnowRunner, uno dei miei giochi preferiti, nel senso che è come se fosse, mi sembra, un sequel di Mad Runner, però è molto migliorato perché, come vedete, c'è la neve che complica le cose adesso, oltre ad aver aggiunto altri veicoli, come ad esempio macchine operatrici, tipo le macchine con le gru per i tronchi, pinze telescopiche. Comunque lo vedremo ragazzi, sono pronto a portare questo nuovo gioco sul canale appena tornerò dalle vacanze natalizie. E ci sono dei mezzi che c'erano anche su Mad Runner, come ad esempio la Jeep, la Hammer, l'Hammer H1 Alpha, e forse, se non dico una cazzata, ci sono forse ragazzi, sottolineo forse, dei mezzi anfibi, non ne sono sicuro, però forse ci sono, quindi dei mezzi che nel caso siamo bloccati nell'acqua, un mezzo anfibio può sempre tirarci fuori, visto che può viaggiare sia su terra che in acqua. Molto bella anche la grafica e anche la copertina, come vedete, veramente sembra quasi un quadro. E adesso direi di passare subito al secondo regalo che abbiamo qua ragazzi, eccole qua. Allora, sembrano degli scarponi da neve? Beh, non lo sono, insomma, vedete, la forma somiglia molto a quella di uno scarpone da neve, ma non lo sono. Perché? Perché questi sono dei calzari invernali per il kayak, visto che, come sicuramente avrete visto quest'estate, il kayak è un'altra mia passione, visto che me ne sono anche comprato uno. E quindi ho preso queste nuove scarpe, che tra l'altro sono invernali. Come vedete la suola, voi non la sentite, ma è fatta di una gomma veramente robusta, e poi all'interno è anche isolata termicamente, e anche l'interno è anche bello spesso, l'interno della suola. Ah, tra l'altro c'è un pezzo di carta, quelle cacchio di carte che mettono dentro. Tra l'altro è stato fabbricato dalla SEAC, che produce comunque attrezzature per la pesca subacquea, o comunque diciamo sport acquatici, e questi mi sembrano di una qualità alta, mi stanno anche bene, me li sono provati, e niente, solo che per la prova non ho possibilità di farlo al momento, visto che al mare non ci andiamo, perché sicuramente l'inverno è il momento peggiore per fare il bagno, visto che l'acqua è strafredda. Comunque ho visto che delle recensioni e queste scarpe mantengono molto bene la temperatura abbastanza al caldo i piedi, visto che io ho un altro paio e l'altro paio non è alta come le caviglie, ma arriva praticamente, fate conto che questa è alta così, questa arriverà così, e quindi d'inverno è un po' fastidioso, visto che la tuta da kayak mi lascia anche scoperto un po' della caviglia. E detto ciò, direi di passare a un altro regalo che è proprio qui sotto di me, eccolo qui. Come vedete si tratta di una busta, cioè di una scatolina, scusate, della Ducati, quindi se è Ducati ragazzi ci sarà qualcosa di figo. E non ho ancora aperto e vedo se riesco a togliere, ok, un po' di carta. E adesso apriamo e che cosa c'è dentro? Un altro pezzo di carta. E cosa abbiamo qui? Wow, beh, un portafoglio. Regà, è di vera pelle? Che schifo, tra l'altro l'odore fa schifo, ecco.
Mamma mia, si sente proprio che questo è il classico odore di pelle. Comunque è veramente bello, tanto spazio, doppio scompartimento anche per la carta moneta, guardate, guardate, un ampio anche posto per mettere gli spiccioli, veramente interessante. E qua abbiamo anche un posto veramente ampio per mettere dei documenti, come ad esempio carta d'identità, carta di credito, che io tra l'altro non la uso la carta, cioè sì, la uso, ma non ce l'ho io la carta di credito, carta di credito, carta di credito e altri documenti. E ho scoperto che abbiamo un altro scompartimento qui e qui, veramente, quindi questo è super high tech, super segreto, visto che questo scompartimento l'ho scoperto solo adesso, quindi questo coso della Ducati è veramente bello, questo portafoglio è molto spazioso. E adesso passiamo all'ultimo dei regali, che è veramente interessante, che eccolo qua. Come vedete si tratta di uno smartwatch ed è spento. Praticamente la scatola è tutta demolita ma è intatta. È uno smartwatch, sì, che segna l'orario, ma ha anche una funzione, diciamo, sportiva, se così possiamo dire, perché ti conta i passi, le calorie, i chilometri e tutte queste cose. E in più, oltre a questo, ti misura il livello di ossigeno nel sangue, la circolazione, i battiti cardiaci, e qua dice battiti cardiaci e monitoraggio dello stress. Comunque questo coso, questo orologio, la cosa più interessante è che si può connettere con una, con un'app che si può scaricare tranquillamente dall'App Store, oppure la si può scaricare anche, sì, la cerchi direttamente sull'App Store, ma per trovarla potete anche usare questo QR code, no, forse non è questo, ma ce ne dovrebbe essere qua. Comunque un QR code che è dentro il manuale. E ovviamente devo ancora settarlo, perché sapete, c'è da mettere la lingua, l'orario, che è tutto sballato. E tra l'altro sottolineo che me l'hanno portato, ce l'ho tutto scarico. Comunque sono curioso di vedere un po' come si comporta. E comunque ragazzi, questi erano tutti i miei regali che mi hanno fatto quest'anno. Vi auguro ancora buon Natale e noi ragazzi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao ragazzi!